Ci sono state anche le migrazioni tra i temi affrontati dal G7. Cambiamenti climatici e insicurezza alimentare sono infatti tra i motivi che spingono migliaia di persone ad abbandonare il proprio paese d'origine. Ma come è stato affrontato il tema dai 7 paesi? Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin e il commissario alla Salute dell'Unione Europea hanno risposto durante la conferenza stampa conclusiva del summit. Quanta vicinanza e quanta distanza c'è stata con gli altri 6 paesi per portare salute lì e per portare salute nelle comunità che arrivano in Europa? C'è stata assoluta vicinanza. Anzi, è stato uno degli aspetti su cui abbiamo riscontrato tutti una grande passione e ovviamente abbiamo parlato anche delle problematiche riguardanti la salute dei migranti. In particolare c'è stato un riferimento anche da parte della Germania rispetto ai problemi legati alla salute mentale, soprattutto dei bambini che hanno subito violenza e delle donne che subiscono violenza. È stato uno dei temi più affrontati, ma che ha trovato grandissima condivisione da parte di tutti. Sono pienamente d'accordo con quanto ha detto adesso il ministro Lorenzin. L'Unione Europea è impegnata nell'agire insieme a tutti gli Stati membri per affrontare tutti i problemi e difficoltà attinenti alle questioni migratorie. Come voi sapete, noi abbiamo dato assistenza tecnica, finanziaria, anche un'assistenza sanitaria per quanto riguarda anche il programma di vaccinazioni. Abbiamo aiutato i paesi per avere l'accesso all'assistenza primaria, perché dobbiamo trattare i migranti come tutti noi, perché sono degli esseri umani. E poi naturalmente c'è anche il discorso della barriera culturale, la lingua, quindi vedere come possiamo assistere i paesi quando hanno migranti che vengono da diverse regioni, devono utilizzare la loro lingua natia e quindi dobbiamo vedere come fornire un'adeguata formazione dei nostri esperti per aiutare. Poi per la questione di salute mentale, la questione psicosociali, queste sono tutte cose che dobbiamo contemplare e dobbiamo lavorare insieme all'unisono con tutti gli Stati membri in quest'area. Ma quello delle migrazioni è un tema difficile da affrontare, soprattutto negli Stati Uniti, come testimonia Francesca Aureli, presidente dell'Osservatorio Internazionale per la Salute. È molto difficile, devo dire, con gli americani affrontare questo tema, però il nuovo Executive Director del World Food Program è americano, dell'amministrazione Trump, e ha appena fatto uscire un rapporto sulla insicurezza alimentare collegata alle migrazioni, alle nuove migrazioni, e quanto questo sia un tema fortissimo che causa migrazioni nuove e una spinta, una pressione fortissima da parte dell'Africa, soprattutto dell'Africa subsahariana, e quindi è un tema che è entrato in questo dibattito e sul quale ci stiamo adoperando.